Pace e bene a tutti, bentornati. Oggi, 24 gennaio, noi ricordiamo San Francesco di Sal. Ascoltiamo. Francesco nasce nel 1567 a Toran, in Savoia, da Francesco, conte di Sales, e da Francesca di Sionnat. Completa i suoi studi di retorica, filosofia e teologia presso i padri gesuiti. Già sensibile alla vocazione sacerdotale, viene mandato dal padre a Padova per addottorarsi in legge. A 18 anni vive una forte crisi dell'anima, che trova consolazione solo nell'amore di Dio. Attraverso lo studio di San Tommaso d'Aquino e di Sant'Agostino, Francesco ha la conferma della sua vocazione sacerdotale. Riceve gli ordini minori, il diaconato 3 mesi più tardi e il sacerdozio dopo altri 3 mesi. Di lui San Gregorio Nazianzeno avrebbe detto: «Egli era prete prima di essere prete». Da canonico, Francesco predica per le strade e nelle piazze, con parole semplici e comprensibili da tutti, perché era desideroso di far conoscere e amare Gesù e recuperare quante più possibili anime a Cristo, salvaguardando la cristianità in un periodo in cui perseverava la riforma di Calvino. Trascorre molto tempo nel confessionale, dona soccorso ai poveri e visita gli ammalati, indignando in questo modo il padre, che lo voleva predicatore con citazioni latine e greche. Si fa missionario percorrendo le strade del Chiablese, non curandosi delle intemperie, delle notti senza rifugio o degli avversari che poteva incontrare durante il suo percorso. La sua preoccupazione era la salvezza delle anime e la conversione dei calvinisti a Gesù. Quando la sua predicazione incontrava degli ostacoli, Francesco non rinunciava a diffondere la parola di Dio anche attraverso volantini e manifesti che affiggeva ai muri, faceva scorrere sotto le porte delle case chiuse al suo richiamo. Per questo motivo diventerà patrono dei pubblicisti. A 32 anni, Francesco diviene celebre per le conversioni nel Chiablese, tanto che il Papa Clemente VIII a Roma, davanti ad un folto gruppo di vescovi e di cardinali, si fa raccontare l'avventura da Francesco stesso. Il Papa lo consacrerà vescovo. Francesco organizza scuole di catechismo e lui stesso diviene catechista dei bambini. Esorta i preti a darsi da fare, mettendosi al servizio di parroci e parrocchiani. Provvede alla formazione del clero. Attira la folla con i suoi colloqui, la sua carità, la sua parola forte e prudente allo stesso tempo. Si rivolgeva a tutti, incominciando dalla donna, che per Francesco è per natura una innamorata di Dio. Dice: «Non ditemi che sono un grande predicatore, ma ditemi, se lo sono, che sono buono, servo di Gesù e delle anime». Affermava e spiegava che la santità è per tutti. Va vissuta nella vita quotidiana, nella vita di tutti. Francesco amava l'uomo perché amava follemente Dio e aveva fiducia nell'uomo redento da Cristo. Francesco di Sal, nel 1610, fonda con Santa Giovanna de Chantal l'Ordine della Visitazione di Santa Maria, un ordine religioso femminile che diffonderà tra le giovani. Alla base di tutto, Francesco pone la confessione e la comunione settimanale e i sacramenti che santificano tutti. Quella forza che lo animava per convertire più anime possibili a Cristo lo accompagnerà fino alla fine. Muore nel 1622, a solo 55 anni. Nel 1655, Papa Alessandro VII lo proclama santo. Nel 1877 Pio IX lo proclama dottore della Chiesa. San Francesco di Sales, un santo eccezionale che la Chiesa però ci ricorda, soprattutto quest'oggi, come un patrono
particolare. Lui è il patrono dei giornalisti e dei pubblicisti, proprio per questa sua intuizione che ha avuto, quella di organizzare e diffondere dei volantini, dei manifesti, proprio per divulgare il buon messaggio di Gesù, la bellezza del Vangelo, la novità della fede. Lui ha scelto questo sistema. Pensiamo oggi a tutti questi grandi sistemi di comunicazione e a quanto sia facile oggi poter pubblicare. Ognuno può fare il suo post, che è il nome del volantino del manifesto di oggi, e quanta visibilità può avere quello che uno scrive, non solo alle persone che lo circondano, ma anche in tutto il mondo. Questo ci deve far venire in mente sia a che responsabilità sia quella di scrivere e di pubblicare delle cose, perché molti le leggono, e anche una grande cosa, un'opportunità. Ecco, questa bellezza di poter comunicare in maniera così rapida, così efficace, così tante persone, veramente è una grandissima occasione. Immaginiamo se Francesco Di Sal avesse avuto questa possibilità al suo tempo. Ce l'abbiamo noi. Quindi che il Signore veramente ci doni il giusto discernimento per utilizzare questi strumenti per la diffusione della bellezza. Dobbiamo essere sinceri. A volte utilizziamo questi mezzi, queste possibilità per levarci il sassolino dalla scarpa, per sfogare a volte della rabbia, o a volte ci può capitare di reagire scrivendo così un'opinione un po' troppo esagerata, un po' troppo cattiva, come se non fossimo veramente al cospetto della persona verso la quale ci stiamo rivolgendo. Allora facciamo qualche domanda a noi stessi e verifichiamo se effettivamente stiamo usando per la bellezza questi strumenti di comunicazione. Ci possa aiutare Francesco Di Sal con la sua intercessione, affinché noi tutti, quando scriviamo, quando pubblichiamo qualcosa, veramente possiamo anche pensare: stiamo comunicando qualcosa di bello, soprattutto la nostra fede? Francesco Di Sal prega per noi.